Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi vi do il benvenuto nella open beta di Tom Clancy's The Division. Perfetto ragazzi, finalmente riesco a provare questo titolo per la prima volta. Purtroppo non ero riuscito a partecipare alla closed beta perché c'era veramente tanta gente e non avevo ricevuto il codice. Vi porto questa miniserie dedicata a The Division, vi registrerò alcuni video e ve li posterò sul canale anche per mostrarvi questo titolo che uscirà il prossimo 8 marzo e mi piacerebbe tanto portarvelo sul canale. Però sapete cosa? Essendo che esce anche Far Cry Primal, sono un po' combattuto se portarvi questo titolo qua o Far Cry Primal, perché saranno entrambi titoli molto molto lunghi che occuperanno buona parte del prossimo mese, mese e mezzo, forse anche due o tre mesi, perché considerate che raramente faccio tutto in una rush unica come fanno alcuni youtubers che giocano un titolo unico per magari due settimane e vi postano poi tutti i video sul canale. Stavo se no pensando, visto che comunque Far Cry Primal è solamente single player, di farvi una serie dedicato a quel titolo là, perché mi intriga veramente veramente tanto. Considerate che non ho mai giocato a un Far Cry e l'idea di giocarne uno in cui non ci saranno fucili, cecchini, mitra, ma solo lance e frecce che si dovranno craftare andando magari in giro a cercare la roba, mi intriga parecchio, quindi sarei più propenso, se l'idea vi piace, a portarvi una serie su quel titolo e una serie anche su questo qua, però in cooperativa con un amico, perché mi sto già organizzando per creare una piccola crew e magari giocare insieme a giocare questo titolo insieme a qualche altra persona. Adesso ci rifletterò ancora un attimo sopra e poi vi farò sapere. Ragazzi, direi di non perdere altro tempo però e di andare subito a provare la open beta che Ubisoft ha reso disponibile per PlayStation 4 dal 19 al 21 di febbraio. Come potete vedere ho scelto questo personaggio, mi sento tanto Snoop Dogg, e partiamo dal livello 4. Ok ragazzi, siamo già arrivati a New York, quindi benvenuti nella grande mela o bentornati per quelli di voi che magari hanno già giocato la closed beta. Allora, dirigiamoci da quella parte, vai Snoopy. Qui ci sono già dei soldati. Molto 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 bello il nuovo motore grafico sviluppato da Ubisoft per questo titolo. Veramente, veramente mi intriga parecchio. Ok, stabilisci la base operativa, dobbiamo andare da questa parte. Qui ci stanno già facendo partire un po' avanti nella storia. Infatti, devo dirvi la verità, non ci sto capendo tantissimo, però magari più avanti. Ok, qui c'è un altarino, vi mostro un attimo anche com'è la situazione. Wow, guardate! Ciao, un nostro gemello, ragazzi! Weila! Come butta? Ah, non possiamo interagire, vabbè, pazienza. Ci sono altri giocatori comunque qua in giro. Allora, noi dobbiamo seguire la freccia. Fatemi vedere. Sì, questa qui è la mappa che potete richiamare utilizzando. Io adesso sto giocando su PlayStation 4 utilizzando il touchpad al centro del controller. Quindi dobbiamo andare da questa parte. Però mi sa che dobbiamo fare questo giro qua, Weila! Guardate come si muove questo qua. Pensavo avesse una tavola da skate, ragazzi. Invece probabilmente stava scivolando sul ghiaccio. Adesso probabilmente ci saranno ancora un po' di bug che Ubisoft sistemerà prima che esca il gioco, speriamo. Ok. Bella anche l'ambientazione. Ok, qua ho il fucile, ragazzi. Ho il fucile, quindi qua possiamo cominciare a sparare. Perfetto, dobbiamo andare da questa parte. Cercherò di concludere la beta e di portarvela completamente sul canale, così gli potrete dare un'occhiata approfondita. Guardate, tutto abbandonato. L'epidemia ha fatto una strage, ragazzi. Ha fatto veramente una strage. Ok, attenzione, gente che litiga. Wey, voi due. Oh, lascia, fanculo. Cosa vuoi fare? Basta. Ok, dobbiamo andare da questa parte. Ragazzi, ci rivediamo non appena arrivo a destinazione. Ok ragazzi, sono finito in mezzo a una sparatoria. Ve la faccio vedere perché
così avrete un'idea di come saranno. Ah, eccolo, guardatelo, guardatelo. Ci sono delle bande armate. Ok, eliminato. Aspettate che mi nascondo qua. Ce n'è un paio là dietro. Ok, steso. Ce n'è uno là. Che adesso facciamo fuori subito. È ancora vivo. Ai 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 ai. Mi stanno sparando probabilmente anche da qua. Però non li vedo. Mi piacerebbe se mettessero anche la prima persona. Ok, 40 punti di esperienza. Abbiamo fatto una strage. Ok, non c'è nulla da raccogliere però. Va bene ragazzi, vi ho fatto subito vedere una sparatoria. Qui c'è ancora l'auto della polizia funzionante. Però guardate che ambientazione, veramente pazzesca. Devo dirvi la verità, però mi sarebbe piaciuto di più giocarlo nel mese di dicembre, perché ha un'ambientazione un po' più adatta per quel periodo. Oh, che bel cagnolino! Ciccio, cosa fai in giro? Meglio non fidarsi troppo, Ok, qui è tutto recintato, dobbiamo andare di qua. Siamo arrivati a Pennsylvania Place. Ok, come vedete avete il GPS là sopra, però potete anche impostare la destinazione cliccando qua sulla mappa. Vedete? Ok, c'è gente che ha bisogno di una mano. Andiamo subito a dargliela. Ok, aspettate che mi curo. Centrale, qui è l'agente della divisione Feilau, con l'autorità conferita dall'ordine esecutivo e dalla direttiva 51, parte dell'operazione risposta a fase 2. Chiunque tu sia, siamo sotto. Attenzione, una nostra. Aiuto tu. Ci va bene, qualunque aiuto tu ci possa dare. Come fai a essere sui miei canali? Stanno attaccando probabilmente un nostro convoglio. Passo e chiudo. Facciamo che tagliare di qua, ragazzi. Qui mi dice: hai subito dei danni, premi X. Io premo X. Ok, mi sta parlando anche tramite il telecomando, ragazzi. Attenzione, stanno arrivando agenti della divisione di rinforzo. Era anche ora che ci aiutassero. Che casino. Mandateli subito. Foster, ci serve aiuto sulle scale. Martinez, muovi. Arrivo. Ok, ragazzi, si spara. Mi metto qua dietro. Guardatelo là. Non si è accorto che sono qua in zona. Dai che lo tiriamo giù. Perfetto. Ah, attenzione. Fantastico, però. I nemici, una volta che li colpisci, a seconda di dove li colpisci puoi anche azzopparli. No. Adesso sanno che sono qua. Preso. Cambiamo arma. Preferisco questo fuciletto qua. Ok. Me la do a gambe. Vai. Vai che l'ho preso in testa, però mi sa che non basta. È resistente il ragazzo, Ai 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 ai. Sono dei dilettanti. Ok. No, scendi. Sto cercando di capire come curarmi, ragazzi, perché non si cura. Ok, vai. Proteggiamoci qua dietro. Ok, possiamo selezionare un altro angolo, come potete vedere, e andare là dietro. Adesso non me l'ha fatto vedere. Attenzione. Siamo nei guai, ragazzi, siamo nei guai. Dai che sto facendo un bordello di punti. Prendiamo il fucile pesante. Ok, perfetto, steso. Dov'è l'altro? Probabilmente sono. No, ce n'è ancora uno di qua, mi sa. E infatti c'è un 4 lì dietro. Steso. L'ho preso in testa. Eccolo. Ma cosa vuoi fare con quella pistoletta? Grande. Dai, respingiamoli. Ok. Perfetto. Ce n'è ancora uno. Eccolo là. Ok, silurato in testa. La situazione all'esterno è sotto controllo. Il mio rapporto ufficiale, la divisione ci ha salvato il culo.
Grazie per il rapporto. Ci c'è uno incastrato sulle scale, ragazzi. Occhi aperti e state attenti. Sono felice. Ci c'è un bug da sistemare. Ora ricostruiamo la nostra base. Vai pure a dare un'occhiata. Ok. Ho finalmente un mezzo di trasporto. Uno sto dei arrivando. Nostri purtroppo abbattuto. Qui c'è qualcosa. Ah, prendi tutto. Ok, andiamo a vedere questo qua che era qua dietro. Sì, infatti, aveva un flashbang. Flashbang, scusate. E ce n'è uno anche qua che ha qualcosa. Cos'è che ha? Un ferma mano. Boh, prendi tutto. Perfetto. Dove posso entrare? Ah, di qua. Perfetto. Ok, ragazzi, siamo arrivati in un rifugio sicuro. Ok, grazie, grazie mille. Agente, dobbiamo avere una base che funzioni e dimostrare ai newyorkesi che la città sta rinascendo. La nostra base operativa ha del potenziale, ma ora come ora non vale niente e non ci sono uomini. Perfetto, quindi per dobbiamo potenziare questa base. Ci servono persone valide. Vai Snoopy! Ehi, dottore, che abbiamo fatto un bel lavoro. Che gestisce un ospedale da campo al Madison Square Garden, ma l'intera zona è a puttane. Con lei potremo far funzionare le strutture mediche. Senza di lei... Ok, dobbiamo pulire questa zona qua. Il comandante della JTF Benitez è in missione e non raggiungibile. Riportalo qui. Deve organizzarci un dipartimento della sicurezza e alzerà anche il morale. Ok, dobbiamo sistemare il dipartimento di sicurezza dobbiamo e che poi... Dobbiamo anche ripristinare i servizi di base. Ci serve corrente e le informazioni della rete. Qualcuno se ne stava occupando, ma ha avuto dei problemi con il collegamento. Senza di lui, niente corrente. Perfetto, ok. Ricevuto. Sì, perché se non sbaglio... Siamo apparsi su ognuno dei rami della base, sincronizzando i progressi per darci un'idea di cosa sta succedendo. Più stabile è la base, più la città potrà beneficiarne. Ok, se non sbaglio qua abbiamo tre abilità, medico, tecnologico e sicurezza. Perché mi hanno raccontato che ci sono tipo tre storie, però magari non è proprio così. Vediamo, allora, abbiamo la possibilità qua, poi abbiamo talenti. Ah, però non è disponibile nella beta. Vantaggi che non è disponibile nella beta. Quindi abbiamo solo le abilità. Abilità disponibile. Sono disponibili delle abilità. Le abilità ampliano le tue opzioni tattiche. Attiva un'abilità X, usa un'abilità R1. Vediamo, abbiamo l'abilità tecnologica, che è una bomba adesiva. Lo scudo balistico, fantastico. E il medico. Invia un impulso che identifica nemici e alleati attraverso pareti e ripari. E questa qua invece spara una bomba con detonatore a distanza che aderisce alla maggior parte delle superfici. E qua abbiamo uno scudo che può proteggerci. Va bene, io direi di utilizzare lo scudo. Poi qui, come potete vedere, c'è anche la gestione del gruppo se per caso giocate con altri amici. La mappa con la possibilità di selezionare la missione. Le notizie, le abilità e altre informazioni generali. Poi ci sono altre cose che però non sono disponibili nella beta. Va bene ragazzi, allora, cosa possiamo fare? Magari posso parlare con te? Avvicinatevi e date un'occhiata. Ah, qui posso acquistare della roba. I Rikers hanno catturato un paio di pattuglie della JTF vicino. Posso anche venderla. Ok. Zaino rivestito, però non ho soldi, signori. Bah, che delusione. Scusami, non ho soldi. Qui c'è il dipartimento medico che è offline. Guardate che il casino. Il dipartimento medico è allo sbando. C'è solo un PC qua abbandonato. Quando avremo la virologa potremo formare uno staff, indagare sulle origini del virus, ottenere altre risorse per i civili, ma anche per noi. Ok, allora partiamo da questa missione qua. Vai, cerca un attimo. Dobbiamo andare a salvare la dottoressa Jessica Candle e riportare online il dipartimento medico. Allora, partiamo subito. Direi di andare all'ospedale da campo al Madison Square Garden. Dovremmo essere già arrivati. Sì, siamo già arrivati. Dentro ci sono un sacco di nemici, agente. Hanno in ostaggio la... Ah no, io entro direttamente così. Quel personale ci serve alla base per mettere in funzione il dipartimento medico. Ok. Ho già terminato quasi la vita. Buona fortuna, ho messo un componente chiave della rete elettrica. Ok, abbiamo preso un checkpoint. Magari se ci curiamo, grazie. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo stare attenti. Eccoli. Eccoli. Prendete il bastardo. Continuate. Non fate scappare.
Oh, ecco lo scudo, signori. Ecco lo scudo. Vieni fuori. Preso. Dai, dai, che lo becco in testa. Guardate che spettacolo. Lo scudo si danneggia. Vieni qua. Vieni, vieni fuori. Vieni fuori. Ah, non l'ho abbattuto. Attenzione. Ah, devo scappare, devo scappare, devo scappare, devo scappare. Si è danneggiato troppo lo scudo. Pensare che quello là l'avevo quasi fatto fuori. Vieni qua. Scappi, eh. Ah, ma prima faccio fuori il tuo compare. E poi faccio fuori te. Avete visto, ragazzi? L'avevo ferito, zoppicava tutto quanto. Caspita, ci sono dei libri in mezzo. Ok, triturato. C'è ancora qualcuno che mi spara. Vieni qua. Vieni, scappi. Eh? Scappi, eh. Hai paura, eh. Ok. Vieni qua. Allora lo vado a prendere io, ragazzi. Wow, che mira. Ciao. Se mi inserisci nel sistema di sicurezza, forse posso trovare la posizione della Kendall. I miei due amici che erano qua, dove sono? Ragazzi? Fatemi passare. Ok, ce l'ho fatta. Prendilo, prendilo. E i miei due compari non mi hanno mica seguiti, oh. Non mi hanno seguito. Vai. Scale mobili bloccate. Dobbiamo andare da questa parte. Mi sa che devo fare tutto da solo. Ok, non sembrerebbe esserci nessuno. Vai, Snoopy. Sono dentro. Vediamo cosa trovo. Riesci a vedere le telecamere a circuito chiuso? Sembra che la Kendall e il suo staff stiano curando forzatamente i loro feriti. È per questo che sono ancora vivi. Ok. Praticamente sta cercando di salvare i feriti di questo gruppo. Dove dobbiamo andare adesso? Ah, dobbiamo ancora star qua forse. O no? No, dobbiamo andare da questa parte. Apri con violenza. Vabbè, ma che signorina. Mi aspettavo un calcio alla porta così. Ok, dobbiamo andare su di qua. Perfetto. Sembra che abbiano gente al piano di sopra, in un ristorante. Ok. Ce ne sono un sacco, ma stando al riparo si dovrebbe riuscire a eliminarli senza diventare un bersaglio. Speriamo. Perché sono sempre da solo. Nessuno deve coglierci di sorpresa. Attenzione. Abbiamo compagnia. Ok, uno è andato. Gli è pure esplosa la granata là. Voleva lanciarmela qua. Ok, ce n'è uno qua. Guardalo, guardalo come zoppica. Caspita, vai. Attenzione, sono là. Sono là. Ok, ferito. Ma dove vai? Ok, sono tutti frontali per fortuna. Attenzione. Lo sapevo che tentavano con una granata. Guardalo, guardalo. Che cos'è? Un kamikaze questo qua? Preso. Volevi lanciarmi una granata, eh? Ok, via da qua, via da qua. Probabilmente è un lacrimogeno. Ok, ripariamoci qua. Attenzione. Ok. Ok. Andato. Ai 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 ai. Vai 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 vai. Ok ragazzi, dai che li ho eliminati forse quasi tutti. Mi manca solo quello lì. Via 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 via. Ce n'è uno qua dietro. Guardalo, guardalo come si nasconde. Eh,
usiamo lo scudo, va, usiamo lo scudo. Ok, steso. Dovremmo averli eliminati tutti. Kendall è di sopra con il suo staff, nella cucina di Cobbis. Ok, prendiamo tutto da questi qua. Tanto ormai a voi ragazzi non vi serve più nulla. Questo qui c'è un kit medico. Ah sì, è un kit medico. Beh, lo scudo potremmo anche metterlo via. Ok. Prendi tutto. Preso tutto, sì. Va bene, possiamo procedere. Intanto ricarichiamo l'arma. Secondo me però non è finita. Pare che abbiano letteralmente devastato il posto. Che bello. A mio padre si sarebbe spezzato il cuore a vederlo così. Ci guardavamo le partite insieme. Ok, abbiamo preso l'ascensore e siamo saliti. È meglio che i miei genitori non abbiano fatto in tempo a vedere tutto questo. Poi penso alla gente che fa di tutto per tirare avanti. È per loro che lo stiamo facendo. Forza, gente. Ok. Per arrivare da Cobbis dovrei passare da alcune aree contaminate. Bene. Prima che venissero uccisi c'erano molti malati in cura lì. Fai attenzione. Caspita, ci sono zombie? Vabbè, andiamo ad affrontare un po' di zombie. Ci sono un po' di tipi là che non mi stanno guardando neanche tanto bene. Ecco. Ecco, lo sapevo. Altra sparatoria, signori. Si riparte. Ok, uno è andato. Vai, ricarica. Mi sa che sono solamente in due, quindi facciamo così. Vai, vai giù. Ah, non posso scendere. Allora me ne rimango al riparo, scusate. Ok, dai che li ho quasi stesi. Attimo per ricaricare. Insistete, non volare. Ok, un altro è andato. Me ne manca solo uno che si trova là. Però devo farlo. Ah no, ne sono arrivati altri. Accidenti. Ho qualcosa da lanciargli. Niente, niente. Vabbè, però ragazzi, voi vi esponete tantissimo, eh. No, ma tutte le volte, caspita. Ok, triturato. Perfetto. Colpo alla testa, manca solo questo qua. Vieni fuori, scusa. Grazie. Ok, mi sono ricaricato. Ma non posso... Ma scusate, non posso andare di là? Sì che posso andare, dai, fammi scavalcare, no? Ah no, non posso. Ma dove caspita sono? Ah, è un palazzetto del basket. Dell'NBA, probabilmente. Vabbè. Ah, vedete che posso aprirlo. Scusa, apri un attimo la porta, Snoopy. Grazie. Ok. Weyla! Ciao! Kendall! Scusami, eh. La testa è stata in silenzio. Aspetta, aspetta, arrivo subito. Ok, steso. Ce n'è ancora uno là. Ok, perfetto. La porta è sotto attacco dal tetto. Non può muoversi finché non vai lassù a uccidere l'artigliere. Ok, dobbiamo salire sul tetto. Non c'è modo di uscirne vivi se qualcuno non va lassù a sistemare. Ti prendi tutto. Tocca a te, agente. Vado, vado, tranquilla. Ok, qui c'è qualcosa da raccogliere, no. Ok, ragazzi, sono arrivato sul tetto. Ci sono un po' di nemici da eliminare. Facciamo fuori, perfetto. Un andato. Eccolo qua. Vai. Perfetto, l'ho abbattuto. Ce n'è un altro di là. Ok. Perfetto, triturato. E vai, che bello. Allora, procediamo un attimo. Mi riparo qua dietro. Ok. Onestamente non guardo in faccia nessuno. Guardalo, guardalo come mi sta caricando. Ma dove vai con sta mazza?
Attenzione che quello là. Ok, devo star giù perché purtroppo è bello corazzato. Ok ragazzi, dai che gli ho fatto saltare la protezione, l'ho quasi tirato giù. Purtroppo mi sta triturando, ho finito pure medikit. Gli lanciamo un'altra granata. Dai. Mi sa che questa qua l'ho sbagliata però. Ok, perfetto. Missione completata. Ospedale da campo al Madison Square liberato. È un buon inizio, agente. Buono. È stato bello poter lavorare prima con te, ma saremo comunque un'ottima squadra. Al tuo ritorno alla base parleremo con la dottoressa Kendall per capire cosa può fare per noi. Ok, ottimo. Perfetto ragazzi, abbiamo completato la missione. Mamma mia, l'ultimo qua era abbastanza resistente, però siamo riusciti ad abbatterlo. Ok, usciamo di qua. Ah, devo calarmi giù? Che devo fare? Ah, mi devo buttare giù? Mi sa di sì. Sì, devo calarmi giù. Sì, stavolta possiamo aprire lo sportello. Perfetto, ottimo lavoro. Ok, siamo tornati qua. Possiamo uscire. Siamo praticamente tornati all'entrata. I tipi che erano con me non ci sono. Adesso dobbiamo probabilmente tornare. Ok, dobbiamo tornare alla base. C'è ancora un cadavere qua in mezzo. Potreste almeno spostarli i cadaveri però, eh. Ok. Zona sicura. Perfetto, eccoci qua arrivati. Parliamo con Jessica Kendall. Weyla, Jessica, come va? Ma guarda chi c'è. Mi hai salvata dal garden. Nessun grazie. Problema, ciccia. Ero stata in ambienti di lavoro ostili prima, ma cielo. Certo, nemmeno questo posto è il massimo della vita. Attrezzatura vecchia, staff assente, pazienti in fila fuori dalla porta. Non ci siamo proprio. Ah, tranquilla, facciamo tranquilla. Del nostro meglio. Uno è già anche qua. Ogni consiglio da parte sua è ben accetto. Lo so, a cavaldonato, eccetera, eccetera. Quello che conta è sconfiggere l'epidemia, ma per farlo devo saperne di più. Ecco il punto di partenza. Secondo il CERA, un certo dottor Gordon Amherst ha a che fare con l'epidemia. Cavolo, quello stronzo. Ho visto una sua presentazione alla Columbia, si è sfiorata la rivolta. Ammazza. Se è coinvolto, devo parlargli. Vedete cosa riuscite a trovare, appunti, computer, i suoi amici intimi, è tutto utile. E dobbiamo parlare di campioni vivi e di anticorpi. Diamoci da fare. Tranquilla. E lei invece? Io aiuterò. Salverò vite. Ora scusate, devo iniziare. Tranquilla, ti lasciamo al tuo lavoro. Va bene, possiamo andare. Quindi il reparto medico dovrebbe essere operativo adesso. Vediamo, missione completata, sblocca il reparto medico. Va bene ragazzi, direi che possiamo concludere questo primo episodio della open beta di The Division qua. Spero ragazzi che vi sia piaciuto. Vediamo dove c'è il salvataggio, non c'è da nessuna parte, però penso che sia automatico. Va bene ragazzi, concludiamo qua. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qua con il nostro Snoopy. Alla prossima ragazzi! Ciao a tutti ragazzi!